forse obiettivi sfidanti costruire infrastrutture all'avanguardia per giocare un ruolo decisivo nella sfida ambientale. Il gruppo ERA, leader in Italia nel settore ambiente, si è presentato a Ecomondo di Rimini con le sue principali novità, a partire dalla 10ª edizione della pubblicazione di Sulle tracce dei rifiuti, che rendi conta anche i risultati relativi alla New Plastics Economy Global Continent della Fondazione Ellen MacArthur e anche coi cassonetti 4.0. Per noi è un appuntamento fondamentale in un ambiente dove, in un ambito nel quale si parla di rifiuti ma soprattutto di ambiente, noi veniamo a raccontare ai cittadini, a restituire ai cittadini i risultati del loro e del nostro lavoro nel 2018. Che cosa ci dicono? Ci dicono che questo territorio ha fatto un ulteriore passo avanti verso lo sviluppo dell'economia circolare. La percentuale di rifiuto urbano riciclato ha raggiunto il 53%, veramente ad un passo da quello che l'obiettivo che la comunità europea ha fissato per il 2025, quindi io conto che entro il 2019 arriveremo a quel famigerato 55%, ma soprattutto abbiamo superato l'obiettivo del 70% nel riciclo degli imballaggi, imballaggi che sono all'onore delle cronache in questi giorni. Bene, in questo territorio ne ricicliamo già il 70%, sia che siano di plastica, sia che siano di carta o di vetro. Questi sono risultati importanti che ci proiettano sicuramente al top del sistema nazionale italiano. Come è stato possibile? È stato possibile grazie al contributo e al lavoro dei cittadini, alla loro disponibilità nel dedicarsi alla separazione dei rifiuti urbani e soprattutto anche alle soluzioni che abbiamo messo in campo per anche chiudere il cerchio, ossia quegli impianti che servono a restituire all'ambiente o all'industria un prodotto riciclato o, come nel caso dell'organico, il biometano per la movimentazione dei mezzi. Il beneficio che ne traggono i cittadini dal fare bene la raccolta differenziata è che una parte di quello che noi recuperiamo lo restituiamo a loro. In particolare quest'anno, nel 2018, sono stati restituiti 32 euro a famiglia, che sono un importo superiore al 10% della Tari. Protagoniste di Ecomondo le varie società della multi-utility, con particolare riferimento a ERA Ambiente e anche alla controllata Aliplast. Clienti e visitatori sono stati accolti da uno stand creativo originale realizzato nell'ambito del progetto SCART, il lato bello e utile del rifiuto. Non ci fermiamo mai, Smarty è un'idea che nasce con l'obiettivo di aiutare il cittadino a fare meglio la raccolta differenziata e a farla in modo controllato. Sono dei cassonetti che hanno delle soluzioni tecnologiche che consentono di non dover toccare con le mani, si aprono automaticamente, riconoscono chi conferisce il rifiuto e questo è anche un modo per tracciare ancora meglio quello che è il virtuosismo delle persone nella raccolta differenziata. Sono belle idee che coltiviamo, come sapete, tutti gli anni. In fondo, aiutare e migliorare quelle che sono le soluzioni per l'economia circolare passano anche attraverso messaggi di educazione ambientale importanti. Noi crediamo e siamo convinti ormai da un decennio che il messaggio che riesce a dare la trasformazione dei rifiuti in arte sia un messaggio potentissimo che arriva a tutti. Fare l'Olimpiade della percentuale della raccolta differenziata serve fino a un certo punto. Quello che conta per il riciclo e per l'economia circolare è fare una raccolta differenziata di qualità. Migliore la qualità, migliore il riciclo che riusciamo a realizzare. A Ecomondo ERA ha presentato anche l'accordo con McDonald's, due realtà leader nei rispettivi settori ed entrambe concretamente impegnate per la sostenibilità. L'idea dell'accordo con McDonald's è nato dall'esperienza sul campo e dalla sperimentazione che facciamo continuamente. Con loro ci siamo posti il tema di come migliorare la sostenibilità e come anche fare educazione ambientale all'interno di un punto vendita come McDonald's. Lo abbiamo sperimentato a Ferrara con risultati, oso dire, entusiasmanti. La raccolta differenziata ha raggiunto il 90% e la qualità è ottima e per questo abbiamo deciso di estendere l'esperienza a tutti i punti vendita di McDonald's nell'Emilia Romagna. È un altro degli esempi sul come far crescere questo territorio nella direzione che tutti noi condividiamo. Pensiamo che sia il partner giusto con cui poter fare un'iniziativa di questo genere. Chiaramente la nostra presenza nel mercato, la capillarità può aiutare entrambi, proprio in un'azione anche educativa in qualche senso, che è un po' quello che in qualche modo può aiutare. L'intenzione è quella di andare a coprire l'intero territorio, chiaramente dipenderà anche molto, come ben potete immaginare, dalle amministrazioni con cui interagiamo. Il risultato, come avete potuto sentire, è assolutamente di primo ordine,
Ferrara è un esempio. Sono certo, siamo molto confidenti che l'esperienza, questo partnership sull'area dell'Emilia Romagna sarà altrettanto importante e quindi sarà un milestone importante per poter poi procedere passo passo, in qualche modo coinvolgere e sensibilizzare anche quelle, diciamo, municipalità che sono un po' meno sensibili al tema per necessità o per impossibilità attuale. L'ambiente, quanto noi riusciamo a portare nel territorio in cui insistiamo, in termini di, essendo una multinazionale americana, è fondamentale. È un'opportunità stupenda dal mio punto di vista per essere incisivi, come spesso accade con le aziende leader, in questo specifico caso nell'attenzione all'ambiente. Pensiamo che possa e vogliamo essere in qualche modo i precursori, soprattutto con un leader come ERA, proprio per riuscire ad essere in qualche modo anche in grado di educare in qualche modo i clienti ad una necessità, perché ormai tale è diventata, per rendere il nostro ambiente, il mondo in cui viviamo, un po' migliore. Ci sono dei contenitori che sono abbastanza chiari, il cui utilizzo è abbastanza chiaro, quindi stiamo già facendo in realtà una parte di training ai nostri crew, quindi alle persone che troverete, che si trovano nei ristoranti, che aiutano il cliente ad indirizzare il rifiuto nella apposita vaschetta, i quali chiaramente, quindi, essendo selezionati in maniera specifica, poi agevolerà il processo successivo, che è quello con cui chiaramente cooperiamo con ERA, che consentirà appunto a raggiungere, come dicevamo, non solo un quantitativo di rifiuto riciclabile del 90%, ma anche qualitativamente importanti in questo senso, e quindi direi che fa parte di un processo, come spesso accade, come sta avvenendo con la plastica, che richiede un po' di tempo, ma di cui siamo sicuri che avrà un esito estremamente impattante per l'ambiente in cui viviamo, per i consumatori, ma anche per McDonald's. Ma la transizione verso un modello economico circolare si fa anche investendo su impianti all'avanguardia. Il biometano è uno degli obiettivi strategici che ci siamo posti in questi anni nell'ambito dei nostri piani di sviluppo. Quando ci siamo incontrati l'anno scorso ad Ecomondo, avevamo appena inaugurato l'impianto di Sant'Agata Bolognese che produce biometano dal trattamento di frazione organica della raccolta differenziata. Poche settimane fa abbiamo inaugurato un impianto sperimentale che produce biometano dal biogas prodotto dalla discarica di Ravenna. In entrambi i casi questo biometano viene destinato all'autotrazione, in quest'ultima esperienza ravennate l'autotrazione consiste nell'alimentare alcuni mezzi del trasporto pubblico di Start Romagna, che è stato partner di questa iniziativa. Questi due esempi di produzione di biometano da rifiuti, l'uno dal rifiuto di raccolta differenziata, l'altro dal biogas di discarica, sono esempi concreti di come possono essere impostate politiche in sintonia e in coerenza con l'economia circolare. Gruppo ERA ed ERA Ambiente non si fermano qui, disponiamo di oltre 90 impianti che sono in grado di gestire qualsiasi tipologia di rifiuto, sia urbano che speciale, sia solido che liquido, soprattutto nell'ottica di favorire politiche di economia circolare. Quindi molti di questi impianti sono finalizzati al riciclo dei rifiuti e per quei rifiuti che non sono recuperabili come materia al recupero energetico, cercando di ridurre al minimo il ricorso alla discarica. Questo è un approccio che noi stiamo offrendo anche a molte imprese di cui siamo diventati fornitori di servizi. Si tratta di imprese che devono risolvere i loro problemi di trattamento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle loro attività. Noi stiamo diventando partner di queste imprese, innanzitutto fornendogli servizi di consulenza e in secondo luogo per migliorare i loro cicli produttivi, per ridurre i rifiuti che devono andare a smaltimento e quindi massimizzare il riciclo e il recupero, e in secondo luogo offrendo loro appunto servizi di trattamento dei loro rifiuti che consentono anche loro di raggiungere obiettivi di circolarità.